Buongiornissimo, come sentite dalla voce non mi sono alzato da tantissimo, sono risalito un attimo qua in studio per prendere l'attrezzatura per l'ennesima volta e oggi andiamo in un posto strafigo. Tra l'altro la mia ragazza non ha mai visto una partita di Serie A dal vivo, quindi voglio un po' vedere come la vive, se si stupisce, eccetera. Adesso infatti prendo la macchina velocissimo che alle 3:30 comincia la partita al Pallabanca Piacenza di Piacenza contro Volley Milano. Pausa caffè assolutamente dovuta, qui in autostrada, tra una mezz'ora siamo arrivati. No! Solito. Ed eccoci qui, arrivati al Palabanca finalmente, c'è una bellissima giornata e adesso si entra. Qual è la parte più bella del Pallabanca di Piacenza? È che i posti sono proprio sul campo, sei appiccicato rispetto a un sacco di palazzetti. Per quello mi piace venire un sacco qua, ho letteralmente i giocatori a fianco. Sempre da piangere quando vengo a vedere la Serie A, che mi sento immensamente scarso. Partecipare a un contest non si sentirà nulla, qua a Piacenza bisogna far girare la palla, giusto? Right, the finger challenge, esatto, bisogna girare la palla sul dito per più tempo possibile come il grande campione Simon. Vediamo se ce la fai. Speriamo, dai, che non faccio cavolate. Un secondo per parlarvi perché c'è troppo caos dentro, non mi sentireste neanche un po'. Ho vinto i biglietti per la prossima partita. Purtroppo sabato prossimo io sono in palestra, che è una mia partita, quindi vediamo un po' che farne di questi biglietti. Comunque è fighissimo, sono molto contento che il Piacenza faccia queste iniziative un po' diverse, un po' più fresche, più nuove, che vanno verso il mondo dello spettacolo, per far diventare una partita anche un vero spettacolo a tutto tondo, che è una cosa che io apprezzo e sostengo da tantissimi anni e sono il primo a dire cavolo, non capisco perché in Italia e soprattutto nella pallavolo non facciamo ancora più spettacolo attorno a questi eventi, come fanno in NBA, come fanno in generale in America. E niente, sono molto contento che Piacenza abbia preso una via molto social, molto fresca, e quindi bravi bravi bravi. Mi spiaceva un po' aver vinto perché c'era un bambino accanto a me un po'. Mi sentivo in colpa, devo essere onesto. Però grande, cioè, era simpatico, vi spetto. È stato anche bravo, ho detto, vuoi vedere che mi batte? E vabbè, poi ho avuto fortuna e ho vinto questi due biglietti. Ora torno dentro, che adesso la partita me la voglio seguire.
allora? Sei contenta della tua prima partita di Serie A vista? No, perché il mio ragazzo mi ha lasciato sola. Per rifare i video? Sì. No, no, sì, mi è piaciuto. Semplicemente che preferisco guardare le partite di livelli più scarsi perché... Scusa, a chi hai detto più scarso? A te. Perché quelle di livello più scarso sono... Cioè, io da profana, che non so di niente, comunque secondo me uno si capiscono di più perché sono più lente, cioè proprio come okay. Azioni. Quindi riesci a capire il perché ha dato il punto a quella squadra e non a quell'altra. Due, perché non sembra palla a volo. Tre, cioè si vede proprio la fatica di quelli più scarsi. Sì. E quindi, cioè, ti fa sembrare ti sentire umano. Quando invece guardi questi non ti fa sentire umano. E quindi tu guardi sta cosa così e dici... Bello! Però hai visto che botte che tira, cioè la potenza te l'aspettavi così? No, cioè dal vivo, lo percepisci di più. Soprattutto quando ti arrivano le pallonate in faccia mentre sei sugli spazi. A me anche non è successo. Meno male. Perché c'era qui un salvatore. Non è vero. Perché lui era a fare video. Quindi se io fossi mi fosse arrivata una pallonata quando lui era a fare video in giro per il coso. Ero single. Sì. Tornavo. Quindi qua dietro il Palabanca. Vi saluto e mi rimetto in macchina direzione Genova, che questo weekend di fuoco di sola pallavolo è finito. Basta. Basta. Mai più pallavolo. Mai più. No, basta. Basta, troppa. Poverina, ti sei fatta da 0 a 100 di pallavolo. 2 giorni di fila in palestra. Ciao, pallavolisti. Questo weekend è stato una figata, una vera figata. Per me, per me è stata una figata. Ciao, pallavolisti.